fan e appassionati di calcio a 5, Bonan si ritorna a giocare nel 2017. Oggi è il campionato di Serie C1, la 14ª giornata. Si scontrano il Santa Marinella, padrone di casa, contro il Villa Aurelia. Piovesan punta a Serranti, ancora Piovesan, sterza il sinistro di Piovesan di poco al lato, la prima vera occasione sul mancino di Piovesan. Parte Piovesan, il tiro di Piovesan, la parata dell'estremo difensore Schiavi, altra occasione del Santa Marinella, sempre con Piovesan. Out di destra, centra Iglesias con il mancino, che gol di Iglesias, con quel sinistro la mette sotto l'incrocio, un gol pazzesco del numero 11. Bene ancora Iglesias col mancino, Iglesias ancora sul secondo palo, c'è rotta, tutto solo! Catenato Iglesias per Cerrotta, numero 8, la mette in rete sul secondo palo. Il tunnel parte un 3 contro 1 del Villa Aurelia, secondo palo, la mette dentro, anzi no, c'è un palo clamoroso di Bruni, che occasione per il Villa Aurelia. Parte Frusciante, la lascia scorrere Iglesias, forte Iglesias, 3-0 del Santa Marinella. Ah, la dinamite su quel mancino Iglesias, poteva provare un pallonetto. Si gira Piovesan nel palo clamoroso del numero 9. Costantini si gira, prova il tiro, la ottima parata di Aruan. Cercano di togliere la palla al numero 10, tutto solo. Piovesan questa volta la mette dentro, su assist di Ortega arriva il 4-0 della Santa Marinella. Parte Bihari col mancino, forte Bihari, sotto l'incrocio, 5-0, partita che è finita da un pezzo, però la manita, la sigla numero 20 Bihari. Finisce qui, triplice fischio, Santa Marinella vince per 5-0, partita mai in discussione, 3 punti strameritati per i padroni di casa. Meritati quanto importanti, perché era uno scontro diretto contro una squadra che ci aveva messo in difficoltà all'andata, ha fatto vittorie importanti e comunque se vinceva il recupero era a pari punti con noi il Pomezia quarta. Penso che oggi i ragazzi sono stati bravi, ma non tanto oggi, la bravura è stata durante le vacanze, che non abbiamo veramente mollato un centimetro, ci siamo allenati sempre, e prima di Natale, dopo Natale, dopo Capodanno, con sedute importanti, e penso che oggi in campo si sia visto proprio questo qua, una squadra che secondo me è stata padrona del campo per tutta la partita.